Mamma mia, ragazzi, ma perché? Ok, no. Si muove? Si muove? Non so cosa fare, non so cosa fare, non so cosa fare. Ok, ragazzi, se non va così, non. Evidentemente è un problema di connessione. L'importante è l'audio. Secondo me l'importante è l'audio perché tanto non è che sia stata gran bellezza da vedere. Per cui. Ok, allora avete preparato tutto per bene? I fogli. Poi alla fine vorrei parlare di un nuovo progetto che ho in testa e vorrei sapere che cosa ne pensate. Per cui diamoci da fare per questa oretta. E poi vi racconto che cosa mi è venuto in mente. Ok, in realtà mi è venuto in mente qualche mese fa, però lo sto concretizzando per bene. Ok, io direi che potremmo essere anche pronti per partire. Meno male che c'è qualcuno che non guarda le partite. Ok, i veri batteristi non guardano le partite, dai, diciamocela. Allora, ok, ci risiamo, siamo pronti. Ok, partiamo? Ok, vado. Allora, vi ricordo che adesso facciamo tutto l'essential sticking combination ternario a 105 bpm. Perché 105? Perché vi ricordate la formula? Dovremmo essere a 79 bpm per il binario, quindi 79 per 4 diviso 3 fa 105 più o meno. Ok, e quindi è il relativo flusso di note, stessa velocità dei sedicesimi a 79. Ok, e poi invece tutto il ritual lo faremo a 79. Per cui io direi che diamoci da fare. Se avete già preparato tutte le pagine, magari fatemi un cenno se ci siete. Ok, siamo pronti? Forse la situazione è migliorata un po'. Ok, vado, eh. Dai, 105, andiamo. Ok, qua. 2, 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 2 3 4 giro 5 9, 2, 3, 4,
15. 16. 18. 4 per mano. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, ripeto, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, stop. Ok, quindi archiviato questo, via, togliamolo subito. 2, 3, 4 pagine prima che si freddano le mani. Ok, e andiamo subito all'endurance. Ricordiamoci che l'endurance lo abbiamo ridotto a, per esempio, questa sera l'andata la facciamo con i doppi
guidando di alto forte, e il ritorno lo facciamo con i singoli, sempre guidando di alto forte. Ok? Appoggio a terra. Stessa velocità, 105. Ok? Abbasso un po' il volume perché mi sembra folle. Se trovo il volume qua, eccolo qui. Ok. Vado, quindi andata doppi, alto forte, ritorno singoli. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Giro le mani. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thank you.
Ok, e anche l'endurance lo abbiamo archiviato. Vedi che a queste velocità questi esercizi vanno via velocissimi, eh? Questi poi sono l'importante, non distrarsi, rimanere concentrati, tutto lì. Ok, questo l'abbiamo fatto. E adesso andiamo finalmente a qualcosa di un po' più impegnativo, almeno per il cervello. Adesso andiamo ad eseguire gli accenti a colpi singoli. Partiamo di atto forte, sempre a 105, ok? Sarebbe schemi ritmici base, ternaria interpretazione numero 2, LE. La situazione è un po' migliorata? Da me mica tanto, non lo so. Intanto dei picchi tremendi, va tutto in rosso qua. Boh. Ok, andiamo. 1, 2,
six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, two, three, four, five, six, seven, two, three, four, five, six, seven, one, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, stop. Giro di mani. 3, 4. Thank you.
Sergio, ciao Sergio Negrogna, quanto tempo? Oh, ciao Francesca. Cavolo, mi sono distratto un attimo e siete cresciuti. Ottimo. È migliorata un po' la trasmissione? Spero di sì, dai. Allora, adesso che abbiamo fatto questo lavoro sugli accenti, adesso non so se avete notato. E magari dalle prossime dirette in poi ve lo farò notare meglio, perché stiamo raggiungendo una velocità tale che è interessante sentire, perché l'orecchio finalmente, il cervello riesce a distinguere, la frase ritmica, soprattutto nei dispari, come nel gruppo da 5 e da 7, che si sposta sul beat, ma è sempre la stessa, che parte in punti diversi. Adesso stiamo ancora contando, è tutto ancora piuttosto basilare, ma vedrete che già dalla settimana prossima la velocità sarà tale che il cervello comincerà a ricevere una sorta di inganno, con la frase ritmica che viene creata per esempio dai gruppi a cui non siamo abituati, come i gruppi dispari, no? Il 5 e il 7, soprattutto sulle terzine. Le prossime volte, invece di contare, cercherò di cantarvi la frase, in modo che possiate sentire come questa strana frase ritmica si sposta, perché la cellula ritmica è sempre la stessa, come fosse ta-ka-ka, 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 su un gruppo da 5. Ta-ka-ka, 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 ok? Sia sul binario che sul ternario, crea una strana onda ritmica a cui non siamo abituati, però se riusciste a cantarcela sopra, vedrete che comincerete ad avere familiarità e magari vi scapperà anche durante un solo, durante un fill, quella frase, perché è così che si immagazzinano le cose. Ok, adesso andiamo a fare il lavoro con le mani all'unisono, ok? È migliorata un po' la situazione, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti, per favore, perché io sono all'oscuro di che cosa vi arriva, della qualità di ciò che vi arriva. Pollici alzati vuol dire che va bene, e allora vado avanti. Ok, adesso a questa velocità, questo esercizio comincia a essere una bella sfida. Ok? Bisogna stare bene, molto rilassati, ok? Ci siamo? Beviamo un po' d'acqua? Non è che siamo nettamente in time. Nonostante la marea di problemi tecnici. Ragazzi, fino a che non avrò la fibra, purtroppo funziona così. Magari cercherò la prossima volta di capire se passando attraverso Facebook, invece che un software fatto apposta, c'è meno carico sulla banda. Ok, quindi adesso mani all'unisono, ok, vi ricordate? Quindi molto relax, quando fate questo, altrimenti si incastra tutto qua, perlomeno a me mi si blocca questa zona qua. Andiamo. Ok, one, two, one and a two and a one. Two, three, four, one, 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 two, three, four, one
7. Adesso, però, vedi, comincia a fare caldo, eh? Ok, adesso lo facciamo con i rulli. Vedi, adesso io sento anche un po' di dolore qua, perché lo sforzo, in questo caso, comincia a essere molto impegnativo. Per cui magari dalle prossime volte abbandoneremo le bacchette grandi e passeremo alle bacchette normali, tipo io uso delle... Io uso delle normalissime 5B, ok? Chi usa le 5A, insomma, passeremo alle bacchette da batteria. Adesso andiamo a farlo con i rulli, sia di arto forte che di arto debole. Andiamo. 2-3 giro. Arto debole. One, two, 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 one, two,
Abbiamo chiuso anche il capitolo degli accenti, ok? Mano forte e mano debole, per cui lo togliamo e passiamo al rudimental ritual. Ok, via. Cavolo, mi spiace Sandro. Che quando faccio le prove sembra che vada tutto bene, poi appena vado in diretta succede il delirio con questa connessione. Ve l'ho detto, abbiate pazienza, vi prego, per fino a giugno, luglio, un mese o due, e poi dovrei passare alla fibra, perché purtroppo ho firmato un contratto che mi blindava per 2 anni. Ok, allora adesso beviamoci un po' su. Acqua, mi raccomando, solo acqua. E andiamo a fare il Flam Ritual a 79 BPM. Ok, 105. No, ma passiamo. Voilà, 79. Ora c'è, meno male, ma non so, dei strani picchi. Io qua ho un sistema che monitorizza kbit al secondo, ma è spesso sul rosso, come se fosse sempre in super affaticamento. Ma ok, andiamo subito a, prima che si freddano le mani, 79 bpm Flam Rituals, 3 pagine belle apparecchiate, andiamo. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e giro le mani, 1, 2, no, 4, 1, 2, 2, scusate, 4, e giro le mani. Giro le mani, flat tap di sinistra. Stop. Flam accent, destra. Sinistra. 3 and 4 and 1 and 4 and 1
il flamma Q di destra. Giro. Alterno. Sinistra, destra, sinistra, destra. Giro le mani. Sestina. Alterno. Alterno. Fiamma a dito. Non mi fermo, eh. Tu, quelli di sinistra, flema dito. Tu, flem paradito il dito, destra. Sinistra, 3 and 4. Tu flammer mill. Giro le mani, sinistra. Tu Swiss Army triplet. Destra, tu di sinistra, tu inverted flam tap. Le mani, sinistra, 3 and 4, 2 flame drag, 4 le mani, 3 and 4 and 1. Il flam ritual è andato. Cavolo, qualche problema di perdita. Ok, andiamo subito al drag. Ok. Comincia a farsi interessante, eh? Lo capite dalla quantità industriale di errori che sto facendo. Allora, mi si è lucidata la fronte perché sto un po' sudando in effetti, eh? Ok, drag. Va. Tri. E giro.
giro le mani. Le mani. Giro le mani. Tu doppio lato ma chiudo. Giro le mani. Giro le mani. 3, 4, 1. Drag paradito numero 2. Lezione 25. Giro le mani. 3, 4. Eccolo qua. Concluso. Ok. E anche questo. Abbiamo concluso. Ok, adesso arriva il peggiore, quello che io proprio non è che lo sopporti proprio tanto, però vabbè. Siccome continuo a sbagliarlo, il ritual dei rulli, mi sono fatto degli appunti. Ok, magari ti li mostro se riesci a vederlo. In pratica il mio problema è sui rulli in 12 ottavi, capire bene dove capita l'accento, fino a che non li memorizzo, tanto purtroppo devo guardarci. E allora mi sono scritto proprio dove capita l'accento, cioè un enda, enda, tre enda,
dipende dal numero del rullo, ok? Ti consiglio, se hai lo stesso mio problema, di fare la stessa cosa. Penna e scrivi dove cade l'accento. Vediamo se riesco a fartelo vedere meglio, meglio, meglio. Vedi in rosso? Ok, ho fatto un appuntino. Così. Questo non significa che non lo sbaglierò adesso, eh? Però, ok, andiamo. Tu rulla 5, enda fo, enda 1, giro le mani, 3 and down, 4 and down. Di sinistra in da fo e da un. Niente da fare. Thank you.
and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 Press 3 and 4 and 1 2 3 and a 4 and a 1 2 rulla 4 4 and 1 rulla 7 singoli. Giro le mani. Singoli. Sì, non c'è niente da fare, mi sta antipatico, non so voi, ma dovrò studiarlo ancora di più. Ci sono, o arrivo stanco, potrebbe essere anche stanchezza, perché se lo studio da solo a fresco, a mente fredda mi viene, appena ci metto sopra un po' di fatica precedente rischio di perderlo. Ok, l'ultimo, dai che ce l'abbiamo fatta. Diddle Ritual, il più breve. 1, 2, 3, 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 2, 3, and a 4, and a 1. Doppio paradiddle. Four and a one and a two and a three and a four and a one and a three and a four and a one
and four and one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four. Two, three, and a four, and a one, and a two, and a three, and a four, and a one, and a two, four, and a one, and a two, and a three, and a four, and a one, and a two, and a three, and a four, and a one, and a four, and a one, and a two, and a three, and a four, and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a two and a four and a one. Three and four and a one and a two. Four and stop. Ok, e anche questo è chiuso. Ok, e adesso tocca a voi. Dai, adesso ditemi com'è andata. Io comincio a fare fatica se non mi alleno, eh? Per cui la settimana prossima, per cui andremo al workout binario a 82-83, comincerà a essere un po' più pesantuccio. Okay. Fatemi sapere qualche vostra impressione su il tipo di fatica che state facendo, ok? Perché poi vorrei parlarvi anche di questa idea che mi gira un po' in testa. Com'è andata? Perché secondo me arriva prima il commento scritto che la mia ripresa. Comunque, come vedete, anche se capitano degli errori, non fa niente, non fa niente. L'importante è che adesso le vostre mani, ecco, siano più o meno in queste condizioni. Un po' gonfie. Ok, c'è del sangue dentro, adesso potete andare alla batteria e spaccarvi di esercizi. Ok, comincia a venire il sopraosso qua, questo callo qui dove c'è l'impugnatura. Comincia ad arrivare? Ok, vediamo se riesco a farvi vedere il callo dove deve andare. Ok, qua. Qui io ho un callo, cioè la pelle si è ispessita, indurita e si è anche sollevata un po' qui, perché qui è il punto, ok, dove, oh, vediamo se riesco a farlo vedere, eccolo qua, così c'è la presa, ok, non qua giù, non qua giù, attenzione a non scendere qua giù indietro oltre la piega, oltre questa piega, vediamo se riesco, ammazza, come devo fare, così. Va bene, oltre questa piega, ok, se la bacchetta scende qua,
È rischioso perché il fulcro poi lavora male. Ok? Può andare bene finché il tempo è lento e dovete fare per la Müller, per esempio, va benissimo, ma quando dovete rullare, fare un sacco di doppi colpi, è meglio che il vostro fulcro sia nel posto giusto. Ok? Qua. Oh, santa miseria. Ok. Allora, adesso, prima di mandarvi a dormire, vi lancio questa idea così voi mi potete dire cosa ne pensate. Allora, a parte, ah, ecco una cosa molto importante, mi sono dimenticato di dirvi, che domani sarà disponibile il corso sui piedi. Vediamo se riesco a farvelo vedere. No. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo. Allora, andiamo indietro. Ve l'avevo accennato già la settimana scorsa, però adesso sono arrivato a buon punto, per cui è disponibile all'acquisto e ricordo a chi ha acquistato il workout di 2 ore che gli ho spedito, a chi non l'ho spedito faccia richiesta, il coupon per lo sconto, ok, lo sconto del 40%, ragazzi, il 40% di 197 € vuol dire poco più della metà, 100 euro, 90, vediamo, 197, calcolatrice l'hanno inventata apposta. Allora, vediamo un po'. Allora, 197, guarda, 197 40% fa 78,8, quindi 197 meno 78. 118, quasi la metà, ok? Questo è il corso più costoso e vi spiego perché è costoso, più costoso degli altri, perché in realtà, ok, saranno 20, oltre 20 unit, ok? E ai primi 10 che si iscrivono, ok, guardate un po', c'è questo regalo qua, gli spedisco a casa io il pad, il kick pad, e adesso questo aggeggio qui per non far suonare i piatti del Charleston, non sono riuscito a trovarlo nella quantità che mi serve, ma ne ho trovato un altro, per cui con questi due oggetti e ovviamente un'asta del Charleston e il pedale da attaccare qui, potete fare tutto il corso, per esempio in questo modo. Vi faccio vedere un esempio di questa qua, vediamo se me la fa vedere. Ok, sì, vediamo, faccio play. Io ho usato per queste riprese, per questa prima parte di riprese, questi piatti della Zildjian. Ok? Ma fino alla Unit 6 trovate questo sistema. Dalla 7 in avanti troverete la fascia intorno al piatto. Sì, se si decide a funzionare sarebbe più bello. Sto aspettando che ce la faccia, perché in effetti gli sto chiedendo anche Push di. and pull. In questo caso il primo movimento io lo faccio Ok, quattro per dare il primo inquadrature, colpo e eh. Mi praticamente. sono dato molto da fare, mi sta facendo impazzire, devo dire, proprio onestamente. Praticamente io do un colpo di tacco, parliamo sempre del secondo, e do un colpo di tacco che arriva Meglio di leggermente prima così del colpo del non si può battente. vedere. Ok, torniamo qua. Ok, questo è il corso. Ok.
Ok, quindi da domani è disponibile. Cioè, chi volesse acquistarlo è disponibile. Se avete acquistato il corso 2 Hours Workout livello 2, cioè gli esercizi che stiamo facendo in diretta qua, c'è uno sconto, vi posso fate richiesta, mi dite io voglio Ruggero, mi serve, voglio il corso piedi e io ti mando un coupon che ti dà uno sconto del 40%, ok? Per cui dai, non è male, eh? Sono tante unit, sono tante ore di video, perché il corso per i piedi è forse il corso più importante che io ho fatto fino adesso, insieme a quello del push and pull, la tecnica dei rimbalzi. Cioè, lo sapete, se i piedi non vanno, se la coordinazione dei piedi, la tecnica dei piedi non funziona, non è che sì, il livello esecutivo sia molto alto, eh? Non ci sono batteristi con delle mani fantastiche, piedi mediocri, non ci sono. I piedi devono essere buoni. Ok, Sandro, fammi sapere se ti ho già mandato il coupon, ma ce l'avrò scritto sicuramente perché ho scritto a chi l'ho mandato. Se non te l'ho mandato, dimmelo che te lo mando subito. Ok? Quindi da domani in poi, cioè dal 3 di maggio, cioè fra 45 minuti circa sarà disponibile. Ok? Invece l'idea che mi gira per la testa da mesi e mesi è la seguente. Io ve la lancio e poi vi lascio andare a dormire. Tutti questi corsi, videocorsi che fanno parte di questo pacchetto che si chiama Tecnica Universale, e quindi sono polsi, accenti, rimbalzi, piedi, finger control, controllo delle dita, Möller, coordinazione mani-piedi, dinamica, stickings, e il decimo non me lo ricordo mai. I due workout, quello livello 1 e livello 2, siamo già 11. L'undicesimo forse è quello dedicato ai boh, rudimenti 1, rudimenti 2, siamo a 13. Poi ci sarà un corso su come studiare questi videocorsi, e quindi siamo tipo a 15 videocorsi. Tutto questo lavoro verrà concentrato in un unico mega bundle, si chiama, pacchettone, e insieme a questo enorme pacchettone io metterò 10 o 11 incontri con me qui nel mio studio, ok? Una volta al mese per 4 ore. Tieni conto che tu quando vai a lezione in una scuola normale vai 4 volte, una volta a settimana, un'ora, 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 e ti sposti andata e ritorno 4 volte. Dipende da quanta strada devi fare. Io ti concentro le 4 ore in un'unica lezione, quindi ovunque tu sia, puoi fare un solo spostamento al mese. Vieni, io ti vengo a prendere ovunque tu arrivi, più vicino a me. Stiamo 4 ore insieme, non ci ammazziamo ovviamente, nel senso che se devi riposarti, se ci prendiamo da bere, sarà una cosa molto tranquilla, ok? Però staremo insieme 4 ore, quindi faremo un check del lavoro che stai facendo con i videocorsi, ok? In più, non ho finito, poi cercherò di spiegartela meglio, poi col tempo quando l'idea la centrerò di più, sarà ancora più chiara, lo scriverò. Ci sarà una videochiamata di un'ora su Skype personale, ovviamente, per tenere sempre sotto controllo tutta la situazione. Quindi una volta ci vediamo per 4 ore, un'altra volta ci vediamo per un'ora e già fanno 5. Poi farò dei webinar collettivi con tutti i partecipanti a questo corso. Tirerò dentro il dottore e altre persone, ne farò, vediamo se farne uno al mese. Vorrei fare 3 incontri live tutti insieme i partecipanti, in modo che ci possiamo incontrare tutti insieme in un unico posto, una volta all'inizio del corso, una volta a metà e una volta poco prima della fine. Una giornata intera staremo insieme, eh? Tipo 6 ore, 8 ore, in modo che potremo avere ospiti in aula,
sarà un evento, non sarà proprio una lezione, ok? Sarà un evento dove ci saranno degli ospiti che vi illustreranno altre cose, come potrebbe essere il coaching per i musicisti, la parte della salute fisica e mentale, tutte le cose che sto già dicendo da mesi, mesi e mesi. Quindi per concludere, ecco, la cosa più importante sarà che, dato che avrai un incontro al mese con me, quindi io dovrò essere fisicamente lì con te, io posso farlo solo per 3 giorni alla settimana, per cui i posti disponibili saranno, ahimè, 12. Poi, per far sì che chiunque voglia usufruire di questa opportunità possa usufruirne al meglio, per entrare, ovviamente, dovrò chiedere dovrò chiedere vi farò fare un questionario, vi chiederò dei video, cioè dovrò fare una scelta su chi prendere e chi purtroppo lasciare fuori. Ovviamente chi rimarrà fuori potrà rifarlo l'anno successivo, non è che succede una volta e poi scappo. Ok? Per cui una cosa molto importante sarà la disponibilità al sacrificio, perché sarà richiesto ovviamente un quantitativo di ore di studio piuttosto pesante. Vi sarà richiesto di leggere dei libri, e sto contrattando il modo di dare anche in video 11 lezioni, 11 unit di teoria, armonia e ear training in video, perché questo corso si chiamerà Strumenti per il batterista intelligenti, strumenti fondamentali, perché lavoreremo solo sui fondamentali, quindi della tecnica, ma non solo della tecnica. Lavoreremo sui fondamentali, ok, per poter sviluppare anche una mentalità, come si dice, adatta, un mindset corretto per poter poi andare, quindi una mentalità, una questione di anche fisica, per predisporsi bene a un tipo di fatica e di sacrificio così importante. Questo perché? Perché vorrei che chiunque finisse questo anno, chiamiamolo così, sabbatico con me, poi possa anche andare, per esempio, in una grande scuola e non trovarsi di fronte a quel grande problema che ho visto avere a dei miei ex allievi. Sarebbe il problema che tecnicamente con la batteria sanno suonare bene, ma sulla parte teorica armonica sono troppo indietro, per cui vengono retrocessi anche a batteria, con conseguente frustrazione. Ok, come per dire, io so suonare, ho tecnicamente la preparazione per entrare a un secondo, terzo anno di batteria, ma siccome di teoria e armonia non so nulla, che succede? Che mi mettono a batteria al primo anno, perché devo frequentare batteria, teoria e armonia al primo anno, perché i due corsi devono essere sullo stesso livello. Ok? Questa cosa io l'ho vista addosso a persone che venivano a lezione da me, con conseguente frustrazione, quindi uscita dalla scuola, non hanno potuto usufruire di tutti i vantaggi che poteva dare quel tipo di scuola, che potrebbe essere il conservatorio, che potrebbe essere anche altre scuole che ci sono in grandi città, ok? Con conseguente anche dispendio di denaro, perdita di tempo, perdono un anno intero, spendono un sacco di soldi inutilmente, e questo non è una cosa che è più accettabile, perlomeno per me, nel 2018. Per cui sto convincendo un ottimo docente di teoria e armonia, che già insegna questa materia da anni, diplomato al conservatorio, che potrà mettere a disposizione la sua conoscenza in video lezioni, in modo che voi possiate studiare anche questa materia sempre standovene a casa vostra. Ok? La chiudo qui, questa è l'anteprima. Non chiedetemi il prezzo adesso, perché devo deciderlo. Ok? Sarà sempre comunque meno che iscriversi a una scuola blasonata. È chiaro, sarà meno, sarà inferiore.
non sarà un decimo, ok, ma sarà sicuramente inferiore, ma la preparazione che tu avrai con me sarà, cioè, un laser. Lavorerai su 10 tecniche fondamentali in 10 videocorsi, poi io deciderò quali farti frequentare insieme, perché in 11 mesi questi corsi non riesci a farli tutti insieme e in maniera sporadica. Poi il percorso lo preconfeziono io, non c'è problema, vi verrà tutto spiegato. Magari faremo un webinar, o se riesco addirittura un bel evento in aula, comunque un webinar sicuro, così tutti possono partecipare. Io potrò spiegarvi in un'ora, un'ora e mezza, tutta nei minimi dettagli il funzionamento di questa cosa, che se riesco ad avere la forza, vedrà la luce a ritorno dall'estate, ok? Settembre, sarà settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. E magari finiamo a luglio con una grande festa, ok? 10-11 mesi, quindi 10 incontri con me, 12-13 videocorsi, 11 webinar, 3 incontri collettivi, e più tutti i bonus, che bacchette, pad, tutto quello che do fino adesso sarà tutto, come si dice, confezionato in un mega pacchetto esclusivo per un numero limitatissimo di persone, ve l'ho detto, 12, perché non posso far lezione a 30 persone, cioè i giorni sono quelli. Ok, per cui intanto vi do un'idea, i corsi sono quelli che vedete lì. Chi avrà acquistato i corsi, ovviamente gli verrà decurtato la spesa che ha già affrontato, non ci sarà problemi, questo non sarà difficile. Ok? Per cui io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere, vi prego, nei commenti come stanno andando i workout. Questo è importante, perché per avere un'ottima efficienza tecnica, tutti questi workout dobbiamo arrivare almeno, ricordatevelo, a 96 bpm. Ok? Siamo a 82 la settimana prossima, per cui ci stiamo già entrando nella zona tosta, eh? 82, poi sarà 85, 86. Poi diventerà 90, ok? Nell'arco di entro il 6 di giugno, mi sembra che finiamo 6 di giugno, oppure la settimana successiva avremo le mani potentissime. Ovviamente farò poi durante l'estate, magari ci vedremo con delle dirette per il livello 1, ok? Per chi non riesce, ovviamente, da un punto di vista meccanico, a seguire quelle velocità lì, questo l'ho detto, livello 2, 2 hours workout livello 2. Per chi è già a un buon livello, conosce bene i rudimenti e ha già una buona efficienza meccanica delle mani. Per chi non ce l'ha, no problem. Faremo il livello 1. Ok? Non preoccupatevi. Io vi ringrazio. Scrivete nei commenti anche quando la trasmissione sarà finita. Fatemi sapere come va. Magari vi cercherò di chiedervelo durante la settimana. Ok? Adesso ponti non ce ne sono più. Chi è di Orte o Vasagnello, sabato suonerò a Vasagnello con Vecchioni, per cui chi è di quella zona lì, Orte, Viterbo, credo che sia, magari potrebbe passare a fare un saluto, perché no? La settimana scorsa ero a San Severino Marche, che è il paese dove io ho fatto le superiori, e ho incontrato un sacco di gente che mi ha detto che segue le dirette e io non lo sapevo, per cui mi fa molto piacere incontrarvi di persona. Sabato sarò là. Ok? Adesso buonanotte a tutti. Grazie mille. Tolgo gli occhiali. Un abbraccione, vi saluto. Ciao e buono studio. Buonanotte.